quasi di nascosto, perché di là si stanno divertendo e giocano a biliardino, quindi non vorrei disturbare. Ieri ho ricominciato a fare lezione a Genova, era un po' che mancavo dall'aula, ho incontrato 10 ragazzi nuovi, ben preparati dai colleghi che hanno cominciato il corso, e sono veramente felice dell'esperienza di riprendere questa attività, perché insegnare ti costringe a mettere a fuoco le proprie idee. Insegnare ti costringe ad approfondire le cose di cui ho dovuto parlare ieri, cose di cui in teoria mi sembra di sapere già abbastanza. In realtà c'è sempre qualcosa da scoprire, qualcosa da aggiungere, qualcosa da affinare. E sono veramente contento di questo, perché il confronto con gli studenti mi rende un fotografo migliore. Motivo per cui continuo a insegnare, motivo per cui continuiamo al Talent Garden a organizzare contrasti fotografici, che è un'attività senza rendita economica immediata, anzi forse ci costa tempo, fatica, energia e anche qualche soldino, ma regala esperienze uniche. Il 28 giugno arriva Fabrizio Silvetti, è un amico, un grande alpinista, un bravissimo fotografo, un bravissimo scrittore di fotografia, piccole pillole che aggiunge sempre sui social network, e io sono veramente ansioso di rivederlo, di vederlo insieme ai partecipanti alla serata, di ascoltare le domande che gli saranno fatte. Nel frattempo domani lo raggiungo sulle Apuane, perché è in giro con un gruppo, lui è una guida escursionistica, e non vedo l'ora di fare due passi al passo Tambura, sopra Rescetto, e scendendo chiacchiereremo della serata da organizzare. Un ufficio molto buono per lavorare.